Salve a tutti, oggi un nuovo video. Voglio parlarvi di washi tape. In questa scatola potete vedere alcuni di quelli che ho acquistato di recente e questi li ho trovati un pochino in giro in diversi siti, da Fluff Pie a Opitec a anche un gruppo su Facebook che li vende. Però devo dire che mi diverte tantissimo anche crearli da sola. Li ho messi tutti in questa scatola e li ho avvolti su dei rotoli di di cotone, il vuoto del cotone. Io li ho in cartoncino, vabbè. E comunque ieri appunto ne ho creati un bel po', come potete vedere. Anzi, vi faccio vedere un pochino da vicino. E spesso appunto quando creo questi washi poi posto le foto su Facebook e mi chiedono appunto come li creo. È semplice nastro carta. Qui ho usato due nastri diversi, questo qua il solido, insomma la misura standard, e quello più grande tipo questo qua, quello largo dei pacchi. Ultimamente da Lidl hanno messo appunto la confezione che ne comprendeva tre: questo qua, questa larghezza qua, quella standard e quella media, che è lontana, vabbè, non la prendo comunque. Io appena le ho viste ho detto: queste ci farò dei washi tape in diverse misure. Allora, per realizzare questi washi tape appunto ho usato sia i colori acrilici, questo per esempio è colore acrilico, questi qua, poi comunque vedrete nel video, perché appunto ho fatto la ripresa mentre li creavo, e questi qua invece sono colori ad acquerello. Alcune li creano con il nastro biadesivo, però sinceramente con il biadesivo, una volta che viene attaccato appunto, non si toglie. Invece proprio il washi giapponese è il nastro di carta facilmente removibile, e quindi credo che sia più indicato farli con il nastro carta. Anche se devo dire, vorrei fare una prova con il nastro, appena ho il nastro biadesivo di questa misura qua, vorrei fare la prova con i tovaglioli, quelli là da decoupage, per vedere appunto come vengono. Poi quando farò la prova vi saprò dire. Niente, voi vi state chiedendo perché ha questo wash in mano. Allora, questo qua volevo appunto dirvi, perché poi timbrata ho usato i timbri, questi qua della Dovecraft. Ora, vabbè, col bianco non si vede, questi qua, e a parte il fatto che lasciano un residuo quasi, non lo so, a me dà l'impressione che sia un pochino oleoso. Infatti per poterlo pulire poi il timbro ho usato l'alcol, ci mette un casino di tempo per asciugare. Quindi per fare i washi vi sconsiglio vivamente questi tipi di tamponi. Che altro aggiungere? Nulla, vi lascio al video, spero che possa esservi utile e ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao. Io per creare i miei washi tape uso questo foglio di acetato, come vedete è tutto macchiato. Lo fermo con un pochino di nastro adesivo, questo qua trasparente, in modo che non si muova. Ora sicuramente da quella parte uscita sì. E una volta fermato comincio a mettere il nastro carta. Allora, io questa volta voglio tentare di fare di due tipi diversi, nel senso più grande, ora mi sentirete lontana, più largo e più stretto. Vediamo un po' cosa ne viene fuori, anche se il pezzo di acetato, come vedete, non è molto grande, quindi non mi permette di fare dei washi molto lunghi. Vediamo un po'. Armiamoci di pennello di colori e iniziamo a dipingere la base dei nostri washi. Io ne farò uno per ogni colore.
adesso cominciamo a timbrare. Scusate, si era scaricata la macchina, la videocamera, quindi ho dovuto cambiare inquadratura perché è attaccata alla corrente. Intanto continuo a timbrare. Questa è la versione con i colori acrilici. Ora non resta che arrotolare i nostri washi tape. Io uso questi pezzettini di questi tubicini di cartoncino che sono il vuoto praticamente del cotone, la parte che, cioè, una volta finito il cotone, il cartoncino che rimane all'interno, o di plastica, dipende dal tipo di cotone. I miei sono in cartoncino, ne ho diversi come potete vedere, e quindi li arrotolo. Qui già ne ho arrotolato uno che avevo fatto, che non avete visto nel video, questo qua largo, e niente, si arrotolano.